I corsi d'acqua interni, visti come una risorsa da salvaguardare, ma anche come un'opportunità di crescita e sviluppo per i territori che vi si affacciano. Per il fiume Metauro non esiste un contratto di fiume, come invece c'è in altri comprensori. Perciò il Comune di Fano si è fatto promotore di un tavolo attorno al quale si sono seduti tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, e del mondo dell'associazionismo e dell'ambiente, per dare vita alla sottoscrizione di un manifesto di intenti. Il manifesto di intenti ha la finalità di dare avvio ad un comitato promotore, funzionale all'attivazione di un processo partecipativo che conduca alla sottoscrizione poi di un vero e proprio contratto di fiume. Il manifesto è frutto di una fase di concertazione nell'ambito del cantiere progettuale dedicato alla Valle del Metauro, che il piano strategico della città di Fano ha inserito tra gli obiettivi principali del piano stesso e che si è poi sviluppato nei mesi successivi con altri incontri con diversi attori locali. Questa mattina nella Sala della Concordia si è concretizzato il primo passo verso il contratto con la sottoscrizione del manifesto da parte dei 9 comuni interessati e degli enti territoriali presenti. Quindi con questa prima tappa, che è propedeutica all'arrivo del contratto di fiume, che è una strategia a lunga distanza nella quale individueremo 6-7 azioni da realizzare in tempi brevi, nella ricerca anche di risorse che sono già a disposizione per i contratti di fiume. Quindi oggi è una tappa importante, un percorso partecipato che ha dato i suoi primi frutti e quindi un'altra bella risposta alla valorizzazione del nostro territorio. Per noi un appuntamento estremamente importante, siamo contenti di queste iniziative che consentono di affrontare tematiche nel settore idrico a 360 gradi, quindi comprendendo anche l'ambiente e anche le parti tecniche che in particolare ci interessano. Al tavolo si sono sedute anche ben 11 associazioni ambientaliste ed escursioniste che gravitano nell'ambito fluviale, attorno al quale svolgono un compito di sentinelle, ma anche gli enti pubblici come il gruppo di azione costiera, essendo poi il fiume un punto di contatto tra la terra e il mare, e la Regione Marche, che in primis si fa promotrice dei contratti di fiume. Quindi il fiume deve diventare un'occasione anche per creare posti di lavoro e attrarre anche dal punto di vista turistico. Credo che sia una bella cosa, il Comune di Fano che ha fatto squadra con l'intera vallata, tutti i soggetti interessati insieme per creare le condizioni per tutta la comunità che gravita sulla vallata del Metauro.